Buongiorno a tutti, io saluto tutti chi ha scritto e anche ospiti del nostro canale. Oggi voglio presentare a voi un nuovo motivo, molto bello, si può usare come decorazione oppure copertine anche per decorazione per maglione, cardigan e anche con tutto motivo si può fare. Tutto cosa voi volete, anche intero, maglione, cardigane. Questa parte di diritto adesso faccio parte anche a rovescio, però voglio raccontare di questo motivo. Questo motivo, come voi guardate, qui è distanza, qui voi potete fare altezza quale per voi comoda. Io ho fatto un po' strittino. Così non perdere tempo. Importante questo motivo. Qui quattro giri. Cominciamo a fare questo motivo dalla parte di rovescio e finiamo anche dalla parte di rovescio. Adesso io faccio vedere. Prima voi dovete preparare vostra lana oppure cotone, quale si può dividere per due. Perciò il nostro motivo due maglie. Voi preparate vostre maglie, dopo fate altezza questa distanza tramite motive quali bisogna voi. Io ho fatto poco, io ripeto, perché io avevo attenzione più far vedere questo motivo. E adesso noi cominciamo. Adesso io prima faccio vedere parte di rovescio, che dalla parte di rovescio è molto molto bello, non aggressivo. Adesso faccio vedere questa parte di rovescio. Come voi vedete, non è mica brutto. Guardate. E torniamo di nostro motivo. Questa io faccio vedere così. Dopo io giro, voi fate vedere con questa parte da visto, così in fianco, giro ancora. Come voi vedete, io ho cominciato dalla questa parte, ma è chiaro perché voi vedete c'è ferro. Giriamo così e cominciamo. Primo giro. Questo è il mio primo giro, però io ripeto, voi potete qui fare altezza, diritti quali piace a voi. Io comincio dall'inizio motivo. Io non voglio fare questa altezza, perdere tempo. Perciò, primo giro, tutti i maglie vanno diritti. Come fare maglie diritti? Noi sappiamo tutti, perciò voi continuate senza di me e ci vediamo nel giro 2. Giro 2. Guardate. Questa prima. Nostro motivo queste due maglie dalla parte di rovescio. Io, guardate, faccio 1, 2, qui io entro, prendo lana, tiro e queste due faccio insieme come diritti. Faccio vedere ancora. Nostra motivo 2 maglie 1 2 questi mezzo questi due non mezzo dopo questi due io entro, guardate bene, io qui entro, prendo lana, tiro e queste due maglie faccio insieme come diritti. Così, ripetiamo queste due maglie. Io entro qui, 1, 2, entro qui, prendo lana, tiro
tiro e dopo queste due maglie nostro motivo io faccio insieme come diritto. Ripetiamo queste due, dopo queste due tiro lana e queste due faccio insieme come diritti e continuo. Guardate. È semplicissimo, faccio vedere ancora, calma, 1, 2, entro qui, tiro maglie, tiro lana e faccio questi due insieme e continuiamo e continuiamo, tiro, faccio due insieme, entro qua e due insieme. E finiamo queste ultime due. Guardate, io prendo, tiro, faccio due insieme. Come sempre, l'ultima fa capricci. E proprio l'ultima io sempre faccio rovescio, ripeto, come voi volete vedere così finale, così come tricino, fatto come faccio io. Abbiamo finito, giro 2. Giriamo e facciamo parte di diritto, giro numero 3. Come voi guardate, adesso tutti vanno con coppie, 2, 2, 2, 2, 2, 2, tutti vanno con coppie e cominciamo a lavorare con queste coppie. Giro 3, lavoriamo con queste coppie. Facciamo lo stesso movimento, queste mezzo due coppie, io entro, prendo lana, tiro, e faccio due insieme. Ripeto, entro, mezzo e due insieme. Entro e faccio due insieme. Faccio un gittato e due insieme. Un gittato e due insieme. Così continuiamo il nostro giro. E questi continuiamo, entriamo mezzo queste coppie, tiriamo lana e uguale questi due facciamo insieme. Io entro, due insieme. Dopo questa come motivo è l'ultima, questa non mica c'entro con il nostro motivo, entriamo a mezzo e facciamo insieme come io ho detto. E l'ultima sempre va a rovescio. Abbiamo finito giro numero 3 e adesso facciamo insieme, facciamo giro numero 4 e l'ultima. Giro numero 4, giro è l'ultima. Questa prima io compro, come sempre io sposto. Allora, questa prima maglia, questa nostra coppia, cominciamo dall'inizio. Queste come vanno con coppia. Adesso dobbiamo dividere questa. Allora, prima io faccio diritto. Guardate. Diritto, questa io sposto, però lana sempre rimane indietro. Continuiamo. Prima maglia di coppia io faccio diritta, altra io sposto. Questa nostra coppia, vedete, allora insieme. Ripeto, questa dividiamo adesso. Questa prima noi facciamo diritta.
questa spostiamo, il filo rimane indietro e così continuiamo. Questa prima diritto, questa spostiamo, diritto, questa spostiamo, diritto, questa spostiamo, dividiamo, vedi come loro come gemellini attaccati una con l'altra, questa è diritto, questa spostiamo. Questa è diritta, questa spostiamo, diritta spostiamo, diritto spostiamo, diritto spostiamo, diritto spostiamo, questa è diritta, questa spostiamo e l'ultima coppia, diritta e spostiamo. L'ultima rovescia. È tutto. Questo è tutto il nostro motivo. E questo è tutto il nostro motivo. Come voi vedete, non c'è niente complicato, semplicissimo. E adesso voi cominciate a fare maglie diritte. Faccio vedere quale maniera io faccio. Prima maglia io sposto e tutte maglie vanno diritte. Tutte maglie vanno diritte. Tutte maglie vanno diritte. Questa parte di diritto. Ripeto ancora, il vostro motivo comincia dalla parte di rovescio. Allora, abbiamo finito. Questa parte, questa noi abbiamo fatto insieme. E adesso io ripeto questa parte, voi potete fare diritti. Quanto voi per voi bisogno, altezza, e dopo cominciate a fare questo motivo. Guardate che bellezza. Io auguro voi buona giornata, salute per voi, per vostre familiari. È tutto, la ringrazio tanto e a tutti buona giornata.